Il coach Lorenzetti, siamo al termine di una partita ben giocata. Le chiedo subito a bruciapelo, può essere considerata la miglior prestazione da quando lei è qua? Ma le partite si fanno anche in due, noi abbiamo fatto bene e Civitanova forse non è il momento migliore, in più oggi aveva un'assenza importante. Fabio non c'era, a lui un abbraccio enorme, e Fabio è uno che, anche se non va a tabellino con i punti, di punti ne fa. Magari il secondo set, che è stato a 20, con 2-3 punti di Fabio, finiva in un altro mondo. Noi abbiamo fatto una prova continua in tutte le cose della pallavolo, a parte il contrattacco, dove abbiamo fatto difetto dall'inizio fino a quasi alla fine. Quindi adesso c'è una settimana di allenamenti, poi c'è Modena che, nel momento in cui le parlo, sembra che si sia ripreso e sta vincendo 2-1 a Monza. Quindi le chiedo che partita sarà rispetto a quella che abbiamo visto pochi giorni fa. Probabilmente avrà giocato con una formazione diversa, dovremo vederla, il Palapanini, e quindi sarà una partita diversa in tutto, sia tecnicamente che agonisticamente. E quindi, l'avevo già detto ai ragazzi, che Modena sarebbe stato un appuntamento importante per lui questo girone di ritorno, dobbiamo andare lì concentrati e giocare punto a punto, nel rispetto della società gloriosa e di giocatori molto importanti e di giovani che si stanno facendo strada. L'ultima cosa e poi chiudo, a che punto siamo? La squadra sta facendo? Non le so queste cose qua, non le so. Se qualcuno le sa è più bravo, io non le so. Io guardo sempre un pochettino le cose da migliorare. Oggi, come le ho detto, sul contrattacco siamo calati, e questo è un peccato perché eravamo cresciuti da un po' di tempo. Abbiamo fatto forse una delle migliori partite battute, forse la migliore in termini di quantità. Spero che sia frutto del lavoro, che non sia un fuoco di paglia, ma per essere sicuri bisogna dare continuità in campo. Grazie coach. Grazie.